Continuiamo la lezione sulla cortocircuito della macchina della macchina sincrona. Okay. Allora, abbiamo detto abbiamo una macchina trifase, generatore sincrono trifase, accoppiato a un motore primo, e questo generatore sincrono a distanza t uguale a 0 subisce un cortocircuito simmetrico sulle tre fasi, netto sulle tre fasi. Abbiamo detto anche che la macchina a distanza t uguale a 0 era a vuoto, funzionante a vuoto, quindi con E con 0 e V vettori paralleli e di ampiezza uguale. Abbiamo anche visto cosa succede, l'abbiamo visto fisicamente, cioè ci troviamo una corrente di armatura in funzione del tempo, corrente di gabbia e corrente di eccitazione, che hanno degli andamenti che rispondono in un primo intervallo di tempo a una costante di tempo molto rapida, che è la costante di tempo essenzialmente della gabbia, okay? Che istantaneamente si porta a un valore molto elevato e poi decresce con una costante di tempo piuttosto rapida, dell'ordine di qualche, generalmente di qualche millisecondo, del millisecondo. Poi abbiamo una corrente di eccitazione che era un valore costante prima che intervenisse il cortocircuito, dopodiché anche lei aumenta e si smorza allo stesso valore costante con una corrente di tempo, con una costante di tempo più lunga, identificando di fatto tre fasi: una fase subtransitoria in cui il fenomeno è governato essenzialmente dalle costanti di tempo della gabbia e dell'eccitazione, una fase transitoria in cui il fenomeno è governato dalla costante di tempo della sola eccitazione, perché la gabbia, la corrente la possiamo supporre smorzata, e infine la fase di regime permanente in cui la situazione si è assestata alla condizione di regime permanente, corrente di cortocircuito sostenuta dalla E con 0. In tutta questa trattazione noi supponiamo che la velocità si mantenga costante, la velocità del rotore si mantenga costante e pari al valore omega fratto P, la velocità di sincronismo. Ok, questo è quello che abbiamo visto avviene dal punto di vista fisico nella macchina. Adesso trattazione analitica, dovremmo scriverci il modello. Il modello di che cosa si comporrà? Beh, il modello si comporrà delle equazioni scritte sulle varie fasi. Per esempio, sullo statore io posso scrivere l'equazione di equilibrio elettrica dello statore, di ciascuna fase dello statore, equilibrio delle tensioni, posso scrivere che V con S è uguale a R con S più L con sigma di statore per la derivata rispetto al tempo della I con S. Questo sarà V con S, diciamo 1, anzi facciamo così, la generica fase V con S mi, I con S mi della miesima corrente, più che cosa? Le tensioni indotte dovute all'azione sullo statore, le tensioni indotte nell'avvolgimento di statore per effetto nella miesima fase, per effetto delle altre fasi di statore, quindi nella miesima fase per effetto delle altre fasi di statore, delle tre fasi di statore, più la tensione indotta nello statore nella miesima fase di statore per effetto della gabbia, più la tensione indotta nella miesima fase di statore per effetto della presenza dell'avvolgimento di eccitazione, del campo generato dall'avvolgimento di eccitazione.
Ovviamente ciascuno di questi pezzi si compone delle tensioni indotte di ciascuna delle fasi di statore, di ciascuna delle fasi della gabbia, di ciascuna delle barre della gabbia. Ok? E questo lo scriviamo per mi che va da 1 ad m se m sono le fasi dello statore. Poi ci scriviamo l'equazione che è relativa alla gabbia, che sarà 0, è uguale a r con g più l con sigma con g. Questa è sempre scritta per i con g, diciamo ni, per la niesima barra di rotore, e quindi barra della gabbia, quindi per ni che va da 1 a, diciamo, s, se s sono le barre di rotore, anzi s non mi piace, come n, se n sono le barre di rotore, più la tensione indotta sulla niesima barra della gabbia di rotore per effetto dello statore, del campo di statore, più la tensione indotta sulla niesima gabbia barra di rotore indotta dalla gabbia stessa, più la tensione indotta sulla niesima barra di rotore per effetto dell'eccitazione. Dopodiché dovremo scrivere la stessa cosa sull'eccitazione, quindi V di eccitazione è uguale a R con E più L sigma con E su dt per la corrente di eccitazione più la tensione indotta nell'eccitazione dallo statore più la tensione indotta nell'eccitazione dalla gabbia. Ok? Questo è il modello, si compone di m più n più 1 equazioni algebriche da integrare. Ok? Questo modello ovviamente lo possiamo scrivere in termini di vettori di spazio, introducendo i vettori di spazio delle grandezze elettriche coinvolte. Per quanto riguarda le correnti, ma per quanto riguarda le tensioni è la stessa cosa, per le correnti abbiamo che I con G sarà uguale ai 2 emmesimi di, diciamo, di, ormai siamo bravi a scriverlo, scriviamolo per bene, sommatoria per mi che va da 1 ad m di che cosa? Di i con mi con s mi di t per e elevato alla j 2π greco terzi 2π greco emmesimi, scusatemi, per mi meno 1. Ok, questo è il vettore di spazio della grandezza, scusami, ho detto mi i con s, questa è della grandezza corrente di statore, corrente di armatura. In generale l'armatura sta sullo statore nei generatori sincroni, ma potrebbe anche essere sul rotore, potrebbe essere anche una macchina a rotore esterno e armatura statore. Ce ne sono, una ve la faccio vedere in laboratorio. Poi abbiamo I con G, che è anch'esso vettore, 2 fratto n per la sommatoria da 1 ad n su ni di I con G con ni di t per e elevato alla j 2π greco fratto n per ni meno 1. Ok? E infine, vabbè, abbiamo la corrente di eccitazione I con E uguale I con E, il vettore della corrente di eccitazione non è altro che la sua lo scalare rappresentativo della corrente istantanea. Ok? Quindi, scritti in questi termini, noi dovremmo far comparire queste grandezze. Come si fa? Si prendono queste equazioni,
ciascuna la si moltiplica per e elevato alla j 2 pi greco fratto m per mi meno 1, le si moltiplica membro a membro per queste quantità, si sommano e si riportano, diciamo, si ottengono le equazioni di, relative allo statore, alla gabbia e all'eccitazione. Va bene? Ma noi sappiamo come si fa, ok? L'unica difficoltà nel fare questo è trovare i valori delle tensioni indotte in funzione delle induttanze di mutua. Lì compariranno le induttanze di mutua, sono i rapporti flussi correnti. Queste sono sostanzialmente la parte più corposa del corso. Quando voi avete fatto anche il modello della macchina a induzione, sostanzialmente il grosso del tempo che avete speso l'avete speso nel trovarvi le tensioni indotte. Fatto quello, diciamo, il modello è scritto, era già scritto prima. Il problema è trovare il rapporto tra i flussi nelle varie fasi, nei vari avvolgimenti, e le correnti che li sostengono. Okay? Supponiamo di averlo fatto, che se cominciamo oggi non finiamo più. Supponiamo di aver fatto questo, cosa ci troveremo alla fine? Beh, ci troveremo alla fine un sistema di equazioni differenziali che sarà, diciamo, scritto in questa maniera, cioè V con S uguale a che cosa? R con S più L con sigma S per la derivata rispetto al tempo di I con S, e questo ce l'aspettavamo, più una parte dove ci sono le derivate dei flussi di mutua, ok? Quindi saranno la derivata rispetto al tempo di che cosa? Della mutua statore-statore moltiplicato per la corrente di statore, più la mutua statore, diciamo, gabbia, per la corrente della gabbia. Attenzione, perché noi, definendo i vettori di spazio in questa maniera, le abbiamo riportati ciascuno nel suo sistema di riferimento, quindi lo dobbiamo riportare allo statore, e quindi per e elevato alla j omega t, se la velocità la manteniamo costante, più L statore eccitazione per la corrente di eccitazione per elevato alla j omega t. Gabbia, 0 uguale, la gabbia è chiusa in corto circuito, quindi R con G più L con sigma G derivata rispetto al tempo di I con G, più derivata rispetto al tempo di L gabbia statore I con S, attenzione, perché adesso I con S sta nel suo sistema di riferimento. Per riportarlo nel sistema di riferimento lo devo moltiplicare per elevato alla meno j omega t, più L gabbia gabbia per I con G, più L gabbia eccitazione per I con E, e ci siamo levati da mezzo anche la gabbia. Eccitazione V con E uguale R con E più L sigma con E per la derivata rispetto al tempo per I con E più la derivata rispetto al tempo di L eccitazione statore per I con S per E elevato alla meno j omega t, più L eccitazione gabbia per I con G, più L gabbia gabbia eccitazione per dunque eccitazione statore, no scusate, eccitazione eccitazione per I con E. Bene, abbiamo ridotto notevolmente la quantità di incognita da n più m meno 1, da n più 1 a 5 equazioni. Okay?
se voi ci levate la parte di gabbia e andate a confrontare con quello che avevamo fatto quando abbiamo fatto il modello della macchina sincrona, vi trovate la stessa cosa. Ok? L'abbiamo fatto discendere dalla macchina asincrona, a parte la gabbia che inizialmente non ci avevamo messo, vi trovate sostanzialmente lo stesso modello. Scritto nelle coordinate di ciascuno degli elementi di macchina. Questo è scritto nello statore, questo è scritto nella gabbia e questo è riportato all'eccitazione. Ovviamente con i riporti relativi. Ora, questa qui è un sistema che, se vogliamo, possiamo scrivere in termini complessi come sistema stato-uscita. Sistema stato-uscita, riportando tutte le derivate al primo membro, otteniamo a x punto uguale a b, bx più b più c, saltato una lettera, più c, ok? Dove il vettore x sarà il vettore costituito da i con s, i con g, i con e. Ok? È un vettore colonna. La soluzione sarà una soluzione anch'essa in termini di numeri complessi, dove chi comanda sono gli autovalori della matrice A. Ok? L'evoluzione del sistema è comandata dagli autovalori della matrice A. Non ce l'andiamo a risolvere, non vi spaventate. Andiamo a vedere soltanto le conclusioni e vediamo a cosa ci porta la discussione sulle conclusioni. Facendo questo, noi, siccome la matrice A è una 3x3 sostanzialmente, ci troveremo tre autovalori, quindi il fenomeno sarà governato dai tre autovalori più la soluzione al regime permanente. Va bene? Quindi ci ritroveremo alla fine, risolvendo il sistema, c'è qualcuno che gentilmente lo ha fatto per noi, quindi ci crediamo a quello che ha fatto, ci troviamo con una soluzione che sarà, a noi interessa sostanzialmente la corrente di statore. Okay? La corrente di statore, il vettore della corrente di statore, funzione del tempo, sarà uguale a, abbiamo detto, tre autovalori complessi che ti danno il senso di tre termini, più la soluzione regime permanente. Ok? Ci troviamo sostanzialmente, allora, la soluzione regime permanente è facile, sarà un i con 0 per mettiamoci una s, un pedice s per ricordarci che fa parte dello statore, per e elevato alla j omega t. Questa era facile, è la soluzione, è un vettore di spazio che ruota con la velocità omega t, e i con zero stesse è un numero complesso costante. Poi ci sarà un e elevato alla j meno j beta t per e elevato alla j omega t per i con 1 s. Poi ci sarà un e elevato alla meno j gamma t per elevato alla j omega t per i con 2 s, sempre di t, più alla fine ci sta un e elevato alla meno j, mi sono finite le lettere, z t per elevato alla j sì, non mi piace perché il fattore di avvolgimento iota è piccolo, k omega alfa, alfa è una coordinata angolare, me lo consentite di mettere questa alfa, elevato alla j alfa t per i con 3 s. Allora, questa qui, commentiamo, questa qui è la soluzione di regime permanente. Bene? Non ci dà fastidio. Questa qua non è altro che la corrente di cortocircuito della macchina. Poi, questa qui è una esponenziale smorzata
possiamo supporre con la costante di tempo che è governata dalla costante di tempo di uno dei due elementi, per esempio la gabbia di eccitazione. Quindi uno di questi tra beta e gamma sarà più piccolo dell'altro, immaginiamo beta più piccolo dell'altro, beta è una costante di tempo vicina a quella della gabbia. Ok, quindi qua abbiamo un vettore di spazio rotante, così come la soluzione a regime permanente, però questa quantità qua si smorza con una costante di tempo. Analogamente quest'altra si smorzerà con un'altra costante di tempo che possiamo essere certi che sia vicina alla costante di tempo dell'eccitazione. E quindi rappresentano due soluzioni sempre alla stessa frequenza, isofrequenziali, però smorzate con una costante di tempo. Terzo elemento, questo ci dà un po' più problemi, però siccome si trova che zeta è circa pari ad alfa, queste due quantità vanno via, cosa rimane? Rimane un esponenziale smorzato. Scusatemi, rimane una omopolare. Rimane un omopolare smorzato, però scusatemi, non sono proprio uguali. Vince il termine a parte negativa e quindi diciamo rimane un esponenziale smorzato. Bene, questa è quello che abbiamo detto, è quella componente che abbiamo visto non prende parte al fenomeno, perché abbiamo detto che è una corrente che non si inverte, che rimane in posizione fissa rispetto un vettore che rimane in posizione fissa rispetto allo statore e che si va progressivamente smorzando, responsabile del nascere di coppie alternative che vanno smorzate. Ok, l'abbiamo detto proprio, l'abbiamo nominato all'inizio, abbiamo detto però non è questo che governa il fenomeno. Ok? Quindi ci rimangono, diciamo, levato questo, tolto questo, ci rimangono tre termini. Ok, quindi ci saranno alcuni istanti di tempo in cui la corrente sarà uguale a che cosa? Ad e elevato alla meno j beta t per e elevato alla j omega t per e elevato alla meno j gamma scusate, per e elevato alla i1s. Più è elevato alla meno j gamma t per e elevato alla j omega t per i2s più la soluzione del regime permanente i con 0s per e elevato alla j omega t. Quindi in questa fase, che è la fase diciamo subtransitoria, questa è l'espressione della corrente che ci interessa. Nella fase transitoria una di queste si sarà estinte e quindi avremo soltanto I1S per elevato alla meno J gamma T per elevato alla J omega T per elevato più, scusatemi, I0S per elevato alla J omega T e poi abbiamo la fase di regime permanente in cui la I con S allora questa qua la chiamiamo I con ST e I con SP di T è uguale a I con 0 S per elevato alla J omega T. Abbiamo le tre fasi, ok? Man mano che vanno via queste esponenziali smorzate troviamo tre fasi della corrente. Ora l'ampiezza della corrente nella fase subtransitoria, l'ampiezza massima che raggiunge questo vettore di spazio, accadrà nell'istante in cui io posso sommare tutti e tre, diciamo, tutti e tre questi vettori si sommano in fase. Ok? Che non è detto che sia l'istante zero, dipende dalle fasi dei tre vettori. Ci sarà un istante in cui queste tre fasi andranno, questi tre vettori andranno a sommarsi algebricamente. Ok?
in questo istante il valore massimo del vettore di spazio subtransitorio sarà uguale a I1S più I2S più I0S. Ok? Ci sarà un istante in cui li troveremo tutti quanti in fase, ovviamente non è l'istante t uguale a 0, saranno un poco decresciuti questi esponenziali, però ci mettiamo nel worst case, cioè nel caso in cui all'istante 0 io li trovo tutti e tre in fila, in riga, non smorzati. Ok? Ci mettiamo nel worst case, quindi questa è la corrente subtransitoria peggio di tutte. La corrente diciamo massima, ok? La corrente I con S transitoria massima sarà data da I1S più I0S e poi ci sarà la corrente di regime permanente I con S e P, la classica I0S, la soluzione del regime permanente. Bene, a questo punto, conosciute le tre correnti, posso definire delle, a me, diciamo, serve questo procedimento, ma serve fino a un certo punto, perché poi io lo devo riportare in uno schema in cui negli impianti elettrici io posso poi trarre delle conclusioni. Ok? Allora cosa faccio? Invece di ragionare sulle correnti, ragiono su delle impedenze fittizie. Cioè, cosa sono queste impedenze fittizie? La chiamo X subtransitoria e la scrivo come il valor massimo della tensione diviso questa corrente, cioè radical 2 per E con 0 diviso I con S subtransitoria massima in modulo, cioè la somma di questi tre estratto in modulo. Poi X transitoria è radical 2 per E con 0 diviso il modulo di X con S transitorio massimo, e questa la chiamo reattanza transitoria. E poi ho la classica reattanza sincrona, che è radical 2 E con 0 fratto I con 0 S. Ok? Quindi io il fenomeno lo studio riferendomi a tre valori di reattanza. Questi tre valori di reattanza vengono calcolati per le macchine sincrone, risolvendo sistemi questi di questo genere, oppure effettuando delle prove, ok? Vengono effettuate delle prove a frequenza variabile, da queste prove a frequenza variabile si traggono i valori che stanno in un circuito equivalente che corrispondono a queste tre reattanze. E queste tre reattanze vengono rappresentate negli schemi elettrici, vengono calcolate e vengono messe negli schemi elettrici al fine di valutare le condizioni all'instaurarsi di un cortocircuito. Ok? Quindi mi posso ricalcolare da questi tre valori, applicando la formula, mi posso ricalcolare le correnti. Ok, quindi alla fine io lavorerò in una situazione semplificata in cui non ho più il transitorio, ma ho la successione di tre intervalli nei quali le correnti saranno a regime. Ok? Quindi cosa vede il progettista? Il progettista vede tre intervalli, un subtransitorio, un transitorio e un regime permanente in cui la corrente assume valore costante. Quindi la schematizzazione semplificata, quella che si usa negli schemi elettrici, corrisponde al trasformare la corrente dal diagramma vero che abbiamo visto in principio in tre intervalli in cui la corrente assume valori diversi. Ora, qua siamo nell'ordine del millisecondo,
generalmente, perché poi dipende da macchina a macchina, dalle costanti tempo tipiche della macchina, qua siamo nell'ordine del millisecondo, qua siamo nell'ordine di qualche millisecondo e poi c'è il giro permanente. E questa sarà la corrente, l'andamento della corrente. Bene, ci siete? Ho corso un poco? Ok. Posto? Questa era il transitorio di cortocircuito della macchina. L'ultimo transitorio, e forse il meno importante, è il transitorio di avviamento della macchina sincrona. Ok, cancello. Ok. Transitorio di avviamento della macchina sincrona. Allora, se vi ricordate, il momento della coppia elettromagnetica di una macchina sincrona l'avevamo scritto con una certa costante moltiplicante i moduli o le ampiezze anche le ampiezze del vettore di spazio della corrente di eccitazione per la corrente di armatura, di con S, per il seno dell'angolo gamma compreso tra le due. Okay? Questo che cosa significa? Significa che in generale, se i con E e i con S sono asincroni l'uno rispetto all'altro, questo seno varia e la coppia non è costante, ma è alternativa. Almeno la coppia che è dovuta all'interazione di queste due quantità. Questo che abbiamo detto cosa significa? Significa che la macchina produce coppia costante, un valore di coppia sincrona costante, soltanto se questo seno di gamma è costante, cioè se le due grandezze sono alla stessa velocità, ruotano alla stessa velocità, ma una è agganciata all'asse diretto del rotore, l'altra è agganciata al campo di statore, alla forza magnetomotrice di statore. Quindi abbiamo detto che c'è possibilità di produrre coppia soltanto se queste due grandezze sono sincrone, quindi soltanto al sincronismo, o meglio, di produrre una coppia costante soltanto al sincronismo, poi la coppia la producono sempre. Allora, ne discende, ne consegue che se la macchina è attaccata a una rete di potenza prevalente, questa macchina non parte, ok? Perché inizialmente il rotore è fermo e il campo rotante ruota con velocità omega fratto p. Di conseguenza, questo significa che la macchina non può partire, non è autopartente, si diceva un tempo, ok? Adesso con i convertitori il problema non sussiste perché io me la vado a prendere a frequenza nulla e poi me la tiro su alla frequenza che voglio. Però diciamo, se la macchina è agganciata a rete di potenza prevalente, io non la riesco a far partire. Ci sono però dei casi in cui il generatore sincrono ha bisogno di essere avviato in asincrono. Esempio, una stazione di pompaggio di una centrale idroelettrica. Ci sono stazioni di stoccaggio e pompaggio dove l'acqua viene stoccata e poi viene usata per produrre energia elettrica, e quindi le macchine funzionano da generatori la mattina, di notte viene ripompata un'altra volta su sfruttando l'energia residua nella rete. Per esempio, una di queste centrali che fanno questo è la centrale di Presenzano, che costituisce backup rispetto alla rete elettrica nazionale, no? L'acqua va in caduta durante il giorno, durante la notte la stessa acqua viene ripompata al bacino superiore, fatica di Sisifo, okay? Ora però questo significa che lo stesso generatore potrebbe dover funzionare, lo stesso, scusatemi, turbina, non accade a Presenzano perché, se non mi sbaglio, quelle sono turbine, sono Pelton, quindi non sono reversibili, però le Francis e le Kaplan sì,
la stessa turbina potrebbe voler dover funzionare per ripompare l'acqua a monte. A questo punto io devo far funzionare il generatore sincrono, però lo devo far funzionare come motore, ok? Oppure lo devo avviare in qualche maniera per connetterlo alla rete, io lo devo avviare in qualche maniera. In questi casi c'è il problema dell'avviamento del generatore sincrono, ok? Lo devo far partire, lo devo far spuntare e lo devo collegare a una rete, diciamo, a frequenza fissa. Quindi devo trovare il modo di farlo fare. A questo punto cosa si fa? Si sfrutta la stessa gabbia che è presente nella macchina, okay? La gabbia che normalmente abbiamo visto serve per smorzare le oscillazioni pendolari, gabbia di smorzamento, in questi sincroni che devono anche partire si chiama gabbia di avviamento. Beh, questa gabbia di avviamento aggiunge una coppia da asincrono a quella sincrona già posseduta dalla macchina. Ma quella sincrona interviene soltanto quando siamo al sincronismo, interviene in modo che ci interessa soltanto quando siamo al sincronismo. Quella asincrona invece interviene in tutto il transitorio di avviamento. Ok, però a questo punto cosa succede durante l'avviamento e cosa succede in particolare all'eccitazione durante l'avviamento? Okay. Immaginiamo una eccitazione alimentata alla tensione V con E, e questa eccitazione è presente in una macchina sincrona che parte da velocità nulla. Ok? Se parte da velocità nulla, cosa succede? Succede che il rotore è fermo, si vede passare davanti l'onda di induzione prodotta dal campo di statore, ok? Dal campo di armatura, che gira a velocità omega. Nel rotore verrà indotta una tensione a pulsazione omega. Questa tensione indotta a pulsazione omega farà circolare un sistema di correnti anch'esse a pulsazione omega. Il sistema di correnti a pulsazione omega in un avvolgimento monofase genera campo di eccitazione, genera due campi di eccitazione, come nella macchina sincrona, un avvolgimento monofase in cui passa corrente a pulsazione omega, genera due campi, uno in direzione diretta rispetto al rotore e uno in direzione inversa. Okay? E questo che abbiamo visto che succede all'atto dell'avviamento, poi succede per tutto l'avviamento, cioè il rotore vede delle tensioni indotte di frequenza variabile, che dipende dalla velocità, e queste tensioni indotte generano delle correnti, questi sistemi di correnti generano ciascuno due campi, perché agiscono su un sistema, su un avvolgimento che è monofase. Okay. Oh, quale sarà la pulsazione delle correnti di rotore durante l'avviamento? Sarà S per omega. Okay. La pulsazione delle tensioni indotte e quindi delle correnti che circolano nel rotore, cioè sia nell'eccitazione che nella gabbia, è S omega. Solo che la gabbia è polifase e quindi risponde con un campo isofrequenziale col campo che l'ha generato. L'eccitazione no, è monofase e non può rispondere con un campo rotante. Va bene? Ma risponde con un campo che ha un asse ben preciso, che è l'asse del rotore. Che abbiamo chiamato a
asse diretto. Ok? Qua c'è un avvolgimento monofase, qui ci sono tutte correnti, per esempio, entranti, scusate, ho detto entrante, ho scritto uscente. E dall'altro lato ci sono tutte correnti uscenti. D'accordo? Creano un campo che non può avere altro asse se non l'asse diretto. Quindi le correnti sono pulsanti, significa che il vettore di spazio della corrente di eccitazione deve stare per forza qua e, diciamo, è alternativo, ha un'ampiezza che sale, scende e va a finire dall'altro lato. La stessa identica cosa di quello che è successo nella macchina asincrona monofase. Infatti, di fatto, questa è una macchina asincrona monofase con un avvolgimento disposto sul rotore anziché sullo statore, la possiamo vedere così. Ok, voi mi potete insegnare che a questo punto un campo, un vettore corrente di eccitazione che ha questa faccia si può decomporre in due componenti che ruotano, una in un verso e una nell'altro verso rispetto al rotore, e la cui pulsazione è S omega fratto P, la cui pulsazione è S omega, la cui velocità meccanica è S omega fratto P. Va bene? Vi ho detto cose nuove? Non credo. A questo punto, quale sarà la velocità di questi due campi rispetto al rotore? Uno ha una pulsazione più S omega, l'altro ha una pulsazione più S omega. Bene, visti rispetto allo statore, devo andare a applicare il principio di relatività galileana, ci devo sommare la velocità del rotore. Ok? Rispetto allo statore ci devo sommare la velocità del rotore, che sarebbe 1 meno S per omega. Ok, ragioniamo in termini di pulsazioni, tanto è la stessa cosa. Quindi nel rotore ci saranno due sistemi di tensioni indotte per effetto di questi due campi di... scusate, nello statore ci saranno due sistemi di tensioni indotte per effetto del campo di rotore. Bene? Questi due sistemi avranno due pulsazioni diverse. Nel primo la pulsazione è omega e quindi è isofrequenziale con la tensione di statore. Il secondo, invece, le cose non potevano mai essere troppo semplici, vale 1 meno 2 volte S per omega. Ok? Un altro sistema di tensioni che noi non ci abbiamo messo, ma ce lo ritroviamo durante l'avviamento nelle fasi di statore. Ripeto? Ok. Allora, il fenomeno funziona così. Nello statore abbiamo un sistema di tensioni a pulsazione omega, genera un sistema di correnti altrettanto a pulsazione omega. Questo viene visto dal rotore. Alla pulsazione, alla velocità S omega fratto P e quindi alla pulsazione S omega. Vengono quindi generate nel rotore delle tensioni indotte e delle correnti indotte a pulsazione S omega. Queste correnti a pulsazione S omega nella gabbia si fanno i fattori, cioè formano un campo rotante, questo campo rotante diventa sincrono con lo statore, interagendo con lo statore fa una cosa che noi conosciamo, cioè questa. Per quanto riguarda invece l'eccitazione, nell'eccitazione questa S omega si sdoppia. Ok? Ci sono sempre tensioni a pulsazione S omega, ma scusate, nell'eccitazione le tensioni sono sempre rotore e eccitazione stessa cosa.
nel traferro si sdoppia in maniera tale che i campi visti dal rotore ruotano con velocità S omega fratto P e meno S omega fratto P. D'accordo? Questo dovuto al fatto che l'avvolgimento è monofase. Dopodiché li vedo, questi stessi campi mi mettono nel riferimento dello statore. Cosa devo fare? Ci devo aggiungere la velocità del rotore. E diventano due campi che rispetto allo statore ruotano a velocità 1 omega e 1 meno 2 S omega. Il campo a velocità omega fornisce una coppia che si va a sommare a quella della gabbia, ok? È incrementale rispetto alla coppia della gabbia e c'ha la stessa faccia, lo stesso scorrimento di sincronismo, lo stesso, scusatemi, velocità di sincronismo e così via. Il campo più problematico è questo, ok? Questo qui, che non è detto che sia controrotante, perché se voi andate a vedere rispetto allo statore, questo cambia la sua velocità, cioè per S uguale a 0,5 è fermo, per S minore di 0,5 è rotante con il campo di statore, per S maggiore di 0,5 okay, ruota con velocità inversa. Bene. Quindi questo campo genera delle tensioni indotte, questa volta nello statore, a sua volta, questo è statore, e generando le tensioni indotte negli avvolgimenti di statore fa circolare delle correnti di statore. Queste correnti di statore si agganciano ai campi prodotti dal rotore e così via all'infinito e creano coppie, ok? Ma questa, abbiamo detto, è ok, lasciamola perdere. Questa qui genera delle componenti nello statore a questa frequenza qui. Queste qui generano anch'esse una coppia di tipo asincrono, perché dipende dallo scorrimento. Però adesso lo scorrimento di sincronismo è un altro. Lo scorrimento di sincronismo abbiamo visto che è 0,5. Ok? Perché a 0,5 il campo diventa fermo ed essendo un campo prodotto dal rotore è sincrono con lo statore che è fermo. Okay. Cioè l'indotto diventa lo statore, in questo caso è come una macchina asincrona monofase in cui abbiamo invertito statore e rotore, okay? Il sincronismo si ha quando il campo è sincrono con l'elemento di indotto. Qual è l'indotto in questo caso? È lo statore, perché il campo è prodotto dal rotore, e quindi il sincronismo si ha quando la velocità del campo è nulla, cioè per S è uguale a 0,5 prima e dopo devo avere un andamento della coppia quale quella della macchina asincrona. E l'andamento della coppia sarà, aspettate che ho pure i gessetti colorati, sarà questo che vi ho disegnato. Se proprio volete andare a pensarlo, diciamo, perché questo deve essere positivo e questo deve essere negativo, non potrebbe essere ribaltato? No, perché quando S è minore di 0,5 il campo ha velocità negativa significa che produce coppia negativa sullo statore. Per effetto del principio di azione e reazione significa che sto producendo coppia positiva sul rotore. Okay? Quindi per valore minore di 0,5 deve essere positivo, per valore maggiore di 0,5, ripetendo lo stesso ragionamento, si trova che deve essere, la coppia viene negativa. Il campo risultante di entrambi queste coppie
la somma dei campi provenienti dalla gabbia e dall'eccitazione, quello dell'eccitazione più piccolino comunque, sarà un qualcosa che fa così. Deve passare per questo punto qui, scusate, lo cancelliamo un secondo. Ok, perché qui è 0, quello che gli vado a sommare è 0, il contributo è 0, quindi devo passare proprio per. Cosa significa? Significa questo, che se sbaglio la coppia resistente ha un valore troppo elevato, ok? Se la coppia resistente ha un valore troppo elevato, ci potremmo trovare, rischiamo di trovarci nell'insellamento e rischiamo di lavorare alla fine con un all'emisincronismo, condizione non desiderata. Vabbè? Quindi queste macchine hanno un rischio che quando partono, se l'eccitazione, se l'eccitazione passano delle correnti, mi trovo a lavorare nell'emisincronismo. Ok, supponiamo di non essere in questo caso e supponiamo di voler avviare la macchina. Se io avvio la macchina si porta a lavorare in questa condizione qui. Dopodiché devo fare un qualcosa per poterla agganciare alla velocità di sincronismo. A me non piace che lavori in asincrono. Il rendimento è più basso, sicuramente lavorerà male. Poi questa è una gabbia non fatta per funzionamento in asincrono, diciamo, è una gabbia che serve solo per l'avviamento, quindi lo scorrimento in questa posizione qua sarà eccessivo, sarà qualche per cento, diciamo, non è sicuramente una condizione nella quale voglio che la macchina funzioni. La macchina deve funzionare da sincrono. Allora ci poniamo due problemi. Uno, cosa conviene fare durante l'avviamento con l'eccitazione? Secondo problema, una volta che sono arrivato in questa posizione qua, come faccio per agganciare la macchina al sincronismo? Allora, primo problema, questa coppia qui a me dà proprio fastidio. È una coppia che rischia di farmi trovare un insellamento, la voglio contenere il più possibile. Ma c'è un modo per contenerla: aprire l'avvolgimento di eccitazione. Allora, una maniera per avviare meglio questo tipo di macchina è dire: io apro l'avvolgimento di eccitazione. Ok, questa cosa non si fa e non si può fare. Perché? Perché durante l'avviamento la macchina viene sottoposta, l'eccitazione viene sottoposta a tensione di frequenza S omega, ma anche di ampiezza S per omega. Ok? L'ampiezza della tensione dipende dal numero di spiral di eccitazione e dalla frequenza, dalla pulsazione, perché la derivata del flusso, il flusso varia con il coseno di S omega t, la tensione varia con S omega in ampiezza moltiplicato il coseno di S omega t. Quindi quando S è piccolo, omega è grande, il numero di spire generalmente del rotore è generalmente elevato, a questo punto non ci conviene lasciarlo aperto. Perché? Perché si possono indurre nel rotore delle tensioni di valore talmente elevato da andare a provocare sforzi elettrodinamici eccessivi, da andare a rompere l'isolamento, ok? A peggiorare l'isolamento, ok? Delle tensioni così elevate che creano dei campi elettrici all'interno dell'isolamento tanto elevati da far invecchiare l'isolamento e infine romperlo, specialmente nelle connessioni con. Bene, e questa è una cosa. Quindi non la
lo posso chiudere in cortocircuito? No, per lo stesso motivo. Perché se lo chiudo in cortocircuito ho due effetti negativi. Ho delle tensioni molto elevate, però queste vengono controbilanciate dalle cadute interne dell'appoggio in eccitazione. Quindi dal punto di vista della tensione grosso modo ci troviamo. Però avrei, in conseguenza di queste tensioni molto elevate, la circolazione di correnti molto elevate. E qui sì che ho sforzi elettrodinamici intensi che dipendono dal quadrato della corrente, con conseguente rischio di rottura dell'isolamento un'altra volta. E inoltre le correnti molto elevate significano coppia, questa coppia che io non voglio, questa coppia asincrona parassita eccessivamente elevata che peggiora ulteriormente le condizioni. Ok, quindi non lo posso lasciare né aperto né lo posso chiudere in cortocircuito. La soluzione che si trova è la soluzione tipica italiana, è un compromesso, okay? Un trade-off. Qual è il trade-off? Lo vado a chiudere su un'impedenza, su una resistenza zavorra, ok? Una resistenza zavorra che normalmente si può aggirare a dei valori ottimali, ok? Normalmente si aggira intorno a 5-10 volte il valore della resistenza propria dell'avvolgimento di eccitazione, ok? Quindi la macchina la avvio chiudendo l'eccitazione su una resistenza di zavorra, ok? Poi lo vedremo perché lo facciamo anche in laboratorio. Vedete, ok? Quindi chiudiamo la macchina su una resistenza di zavorra e la facciamo avviare, va bene? Oh, e a questo punto abbiamo trovato cosa fare nel tratto 1 scorrimento asincrono. Ci resta da capire, adesso sono arrivato là, la macchina sta prossima al sincronismo, cosa devo fare per farla agganciare? A questo punto commuto e stacco la resistenza zavorra e aggancio l'eccitazione sulla rete, ok? Vado in parallelo rete e poi dopo sulla tensione di eccitazione, ok? Sul suo alimentatore, quale che sia, dinamo o raddrizzatore, no. Ma mi devo stare attento a cosa faccio, perché guardiamoci questa equazione, ok? Se non sto attento, io posso, nell'istante in cui aggancio l'eccitazione, posso stare nella condizione in cui, se per esempio questo gamma è 180 gradi, che succede? Succede che la corrente di eccitazione va in giro con la velocità del rotore, che è leggermente più lenta della velocità di sincronismo. Stiamo in questo punto qui, ok? Quindi il rotore è un po' più lento della velocità di sincronismo. Quest'altro vettore qua va alla velocità di sincronismo, è più veloce. Quindi cosa succede? Succede che nel riferimento del rotore avremo una corrente di eccitazione e una corrente di armatura che la corrente di armatura gira rispetto alla corrente di eccitazione con velocità S omega, quindi va lenta, ma lentamente si allontana. Significa che gamma è un angolo che assume diversi valori nel tempo, in questo punto qua, e lentamente i due vettori si sfasano tra di loro. Se io aggancio l'eccitazione vera nel momento in cui gamma è uguale a 180 gradi, io mi trovo che la macchina sta sul lato dove la coppia è frenante. Quindi come aggancio la macchina frena, ok? Come accendo l'eccitazione mi trovo la semionda negativa.
qualcosa che in funzione di gamma, che è l'angolo tra i con E e con S, fa così. Va bene? E man mano nei diversi istanti di tempo, io lo percorro tutto quanto perché gamma aumenta progressivamente. Allora, una cosa è che io attacco l'eccitazione in questo punto qua e nei primi istanti di tempo mi trovo la semionda positiva, una cosa è che io attacco l'eccitazione in questo istante qui e nei primi istanti di tempo mi trovo la semionda negativa della coppia. Ok? Quindi, se aggancio l'eccitazione in questo momento qui, la macchina frena. Se aggancio in questo istante qui, con gamma uguale a zero, la macchina accelera. Ok? Quindi mi devo stare attento a collegarmi qua, perché quando i due vettori si stanno spostando progressivamente, si allargano progressivamente, questa coppia aumenta, becco la semionda positiva e la macchina si aggancia. Ok? Quindi è una procedura da farsi, ma da farsi con accortezza, perché non è detto che la macchina si agganci sempre. Beh, se la vogliamo vedere con nel tempo cosa succede? Lo scorrimento prima cresce e poi rimane a oscillare la macchina pendolarmente nell'intorno senza riuscire ad arrivare a velocità. Se invece becco la sequenza, la semionda negativa e aggancio la macchina all'istante di tempo giusto, diciamo la macchina in qualche modo riesce a sincronizzare allo scorrimento. Va bene? Vediamolo un attimo sul diagramma delta coppia. La coppia sincrona è un arco di sinusoide, la coppia sincrona da motore è un arco di sinusoide con delta. Okay? Stiamo facendo funzionare la macchina da motore. Dopodiché la coppia resistente sia un certo valore tipo R che devo raggiungere. In qualunque la coppia asincrona, ok, la coppia asincrona dell'eccitazione, scusate, la coppia asincrona, questa verde, data dall'eccitazione più la gabbia, è nulla nell'istante t uguale a 0 ed è proporzionale, se vi ricordate l'abbiamo già fatto, è proporzionale nel tratto stabile della caratteristica, è proporzionale allo scorrimento. Ok, quindi se riporto su questo diagramma la coppia asincrona, ok, ci troviamo per scorrimento prossimo, per scorrimento nullo, ci troveremo al valore t con R. Ok? Per scorrimento diverso da zero, la coppia asincrona è proporzionale allo scorrimento. Quindi quello che troviamo sull'asse delle ordinate
è anche proporzionale alla è anche proporzionale allo scorrimento. Quindi questa scala delle ordinate è proporzionale anche allo scorrimento, e questo punto qui rappresenta lo scorrimento nullo per il diagramma della coppia sintetica. All'istante in cui attacchiamo l'eccitazione, la coppia sincrona è massima e sta reggendo da sola la coppia resistente. Ok? Quindi la coppia asincrona avrà questo valore qui. La coppia resistente è tutta quanta sostenuta dalla coppia asincrona. Nell'asse degli scorrimenti, questo scorrimento qua rappresenta lo scorrimento iniziale, S con I. E abbiamo detto che coppia e scorrimento sono proporzionali. Oh, dopodiché aggancio la macchina, aggancio l'eccitazione. Agganciando l'eccitazione nasce una coppia sincrona che accelera la macchina. Ok? Mentre il delta ancora va in aumento perché c'è inerzia. Il rotore è ancora a velocità più bassa di quella di sincronismo, delta mi aumenta. Se delta mi aumenta, la coppia sincrona aumenta, la coppia asincrona diminuisce perché ci stiamo spostando più verso il sincronismo. Quindi la coppia asincrona diminuirà in una certa maniera. La coppia asincrona è data dall'ordinata verde, dalla distanza da questo punto qui, che ne rappresenta sia lo scorrimento sia il valore della coppia. La coppia asincrona diminuisce, la coppia sincrona invece aumenta. Significa dire che se questa è la coppia resistente, una parte della compensazione della coppia resistente viene effettuata dalla coppia sincrona, e quello che resta, che è questo, è quello che la coppia asincrona ci dà per aumentare ancora la velocità, per accelerare. Ok? Oh, se uno ripete il ragionamento di seguito, non voglio insistere perché vi vedo che vi ho persi un poco, praticamente che succede? Succede che la macchina fa una serie di cicli. In questo punto qua non abbiamo più coppia asincrona, quindi rimane soltanto la coppia sincrona, fa un certo numero di cicli e si assesta alla velocità di sincronismo al valore di coppia resistente. Quindi dopo aver agganciato l'eccitazione, la macchina fa questo. Allora, questa ordinata qui rappresenta la coppia asincrona, l'ordinata questa qui rappresenta la coppia sincrona. Man mano che la coppia asincrona diminuisce, è la coppia sincrona a sostenere tutto il necessario per accelerare, ed accelera sempre se la coppia sincrona è superiore alla coppia resistente. Ok? Quindi anche in questo punto qui, in cui la coppia asincrona non c'è più, abbiamo un pezzo di coppia asincrona che serve ad accelerare ulteriormente la macchina. La macchina accelera. Da quest'altro lato qui la coppia asincrona diventa addirittura negativa, cioè frenante, ok? Scorrimento minore dell'unità, okay? Diventa frenante, e la coppia sincrona necessaria per avviare la macchina diminuisce sempre di più, perché deve controbilanciare, oltre alla coppia resistente, deve controbilanciare anche la coppia sincrona che diventa frenante. Ok? Però c'è sempre, finché succede questo, c'è sempre coppia motrice che serve ad accelerare la macchina. Va bene? Dopodiché è arrivato qui, la macchina rallenta e poi riaccelera di nuovo, fino a che non si sincronizza. Bene.
e questo si verifica soltanto se, diciamo, questa condizione ottima si verifica soltanto se io aggancio la macchina in questa condizione qui, cioè in quella condizione in cui subito dopo trovo la semionda positiva della coppia sincrona, altrimenti troverei la semionda positiva e la coppia asincrona da sola non basterebbe a far partire la macchina, a far agganciare la macchina. Okay. Poi c'è una condizione che si verifica: se la coppia asincrona va a finire qui, non è la coppia asincrona non è più sufficiente a farla agganciare, ma questo non vi preoccupate, questi sono casi molto particolari. Bene. La cosa importante è che io non posso agganciare la macchina in qualunque istante, ma mi devo stare attento a farlo nell'istante più conveniente, che è quello in cui io mi trovo davanti la semionda positiva della coppia della macchina, perché altrimenti mi troverei quella negativa e frenerei invece di agganciare, di accelerare, di agganciare. Va bene? Questo è l'avviamento della macchina sincrona, ok? Nel funzionamento da motore, ma è un caso che si verifica anche per il generatore.